Oggi abbiamo tre contributi, sono eterogenei tra di loro, ma comunque ci sono, hanno dei collegamenti, dei link, sia sul piano teorico sia sul piano empirico. Io do subito la parola a Stefano Pasotti. Il suo contributo appunto è, abbiamo deciso di iniziare proprio così, con un contributo teorico dal titolo Emergenze e crisi nel mutamento sociale per una valutazione deliberativa, dove lui fa una mappatura un pochettino del concetto, no, di valutazione, del contributo della valutazione democratica e deliberativa sul piano teorico, rifacendosi anche a studiosi che sono vicini a noi, come ad esempio come ad esempio anche gli studi di Habermas, e farà una mappatura teorica sui concetti valutativi. Io lascio la parola a Stefano Pasotti come primo relatore. Auguro buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti. Sì, più che una mappatura, insomma, un tentativo di rappresentare una condizione di attualità in cui la valutazione può essere contestualizzata e quindi rivitalizzata in alcune forme concettuali che secondo me potrebbero trovare un nuovo terreno, diciamo, di frequentazione da parte degli studiosi. Io ho preferito questa impostazione teorica non tanto per motivi, diciamo, accademici, ma semplicemente perché mi è sembrato di vedere in uno dei filoni, uno dei contributi interessanti della teoria sociologica, appunto un canale di ulteriore espansione delle possibilità, delle potenzialità della valutazione, soprattutto ovviamente in campo sociale, ma non solo. Per essere, diciamo, concreto nella distinzione di questo tema, sono partito da un concetto di crisi, di mutamento sociale, che è uno dei capisaldi della teoria sociologica generale, in cui i cambiamenti, le emergenze, le crisi, no, anche istituzionali, adesso abbiamo una crisi sanitaria in corso, ci ricordano appunto che in un momento in cui la crisi imposta una serie di logiche di innovazione, di cambiamento sociale, beh, nella dimensione per esempio del welfare, delle politiche sociali, noi sappiamo che c'è stata anche una crisi del sistema di welfare che ha comportato una riattualizzazione, un ammodernamento e un'innovazione dovuta alle logiche di collaborazione pubblico-privato che hanno portato il welfare ad una nuova dimensione di esistenza, con il rapporto pubblico-privato, con la partecipazione degli attori del terzo settore, poi in tempi ancora più recenti, in particolare dal 2016, come sappiamo, dalla legge 106, con il partenariato, al punto tale che si può configurare sicuramente un modello di welfare attualmente denominabile come appunto welfare partnership. Quindi è una nuova epoca in cui dalla crisi si esce con delle dinamiche di interazione e di sempre maggiore capacità dei soggetti, sia quelli istituzionali, pubblici, privati, ma anche degli aggregati sociali, anche la partecipazione, diciamo, dal basso. Abbiamo una convergenza collaborativa e partecipativa che è assolutamente il segno di un grande cambiamento. Questa linea di lettura, diciamo, del mutamento sociale applicata come esemplificazione, diciamo, personale al modello del welfare, ci impone quindi una riflessione su come, in linea coerente con questo grande cambiamento del sistema di welfare, possiamo considerare anche il fenomeno della valutazione, che noi sappiamo benissimo che la valutazione ha una ampia, ormai documentata letteratura internazionale, ha una serie di modelli importanti. Io, diciamo, come ispirazione specifica ho preso in considerazione
la deliberazione la valutazione realista di Poisson, che mi è sembrato il modello più vicino ad una lettura di tipo interazionista, no? Dell'ambiente, degli attori, questa cioè capacità di collaborazione, strutturazione di un modello dinamico e interattivo. Quello che però mi mancava era il fatto di non vedere il legame profondo che c'è tra questo concetto fondamentale di crisi nella teoria sociologica e appunto il cambiamento che può avvenire con un percorso, con un processo di valutazione che comporta ovviamente tendenzialmente un miglioramento della condizione, quindi una capacità di misurare o di comprendere in profondità quale sia l'impatto di questo cambiamento. Ovviamente mi riferisco a dei programmi, a degli interventi o a dei progetti che sono eventualmente calati all'interno di determinati contesti socioculturali o sociopolitici, quindi con l'esigenza di distinguere adeguatamente se i cambiamenti, come si dice appunto già in letteratura, sono prodotti dal programma o da eventi diversi. Ma è proprio questo punto che mi ha attratto, perché il cambiamento non è soltanto esteriore, cioè del contesto, è un cambiamento che avviene anche nei soggetti che sono coinvolti nell'atto della interazione e della deliberazione, cioè del decidere insieme come procedere nella progettazione, quindi nella valutazione dell'intervento. E questo è un elemento in cui noi andiamo a collocare la definizione di una apertura, di una collaborazione, quindi di una partecipazione diretta, deliberativa in un senso più ampio, proprio il concetto di deliberazione che viene fuori dalla teoria sociologica, dal contributo della teoria sociologica di Habermas, il quale aveva già alla fine degli anni 60 aveva impostato una lettura molto interessante dei limiti costituiti da un'impostazione positivista o semplicemente logico-empirica dei processi di conoscenza sociale, quando appunto in un testo molto celebre che è Conoscenza e Interesse, lui dichiara proprio che la ricerca conoscitiva, la ricerca scientifica, quindi presumibilmente anche la valutazione, è una forma assolutamente canonica di ricerca. Bene, Habermas definisce con una interessante frase un'istituzione di uomini cooperanti in comunicazione tra loro. E come tale questa definizione determina, attraverso proprio il tema della comunicazione, quello che può pretendere una validità teorica. Quindi dice Habermas, l'esigenza di osservazione controllata come base per le decisioni sull'esattezza empirica di leggi presuppone già una comprensione preliminare di determinate norme sociali o di logiche di ricerca che sono condivise nella comunità scientifica, ma potremmo parlare anche dei valori e degli atteggiamenti sociali che compongono in maniera più complessiva e più allargata il quadro della collaborazione, della partecipazione e della deliberazione nell'ambito delle dinamiche valutative secondo il percorso, diciamo, offerto da questa prospettiva. E quindi dice ancora Habermas, piuttosto si deve comprendere il senso del processo di ricerca nel suo complesso, affinché si possa sapere, e questo è un punto molto interessante, a cosa mai si riferisca la validità empirica di proposizioni protocollari. Quindi la decisione è più semplice, la deliberazione invece riguarda il comprendere collettivamente, complessivamente, il senso degli enunciati che noi produciamo nel campo della, per esempio, della ricerca valutativa, che è un elemento essenziale, no, della programmazione, per esempio, delle dinamiche, delle politiche sociali. Questi principi e criteri regolativi che Habermas riferisce alla ricerca scientifica, ma noi possiamo applicare più generalmente anche alle dinamiche conoscitive della valutazione,
dice Habermas, non sono prodotti dalla pratica scientifica in quanto tale, cioè non sono metodici nel senso in cui lo sono gli enunciati, le procedure, gli indicatori, ma sono invece presupposti da questo elemento. Attraverso quel processo di discussione, di vaglio critico delle teorie costruite ed avanzate entro la comunità, e quindi è un gioco di significati, è un gioco epistemologico più che metodologico, cioè è un trovare collettivamente, complessivamente degli elementi in comune su cui fondare un consenso non diciamo forzoso, non obbligato, ecco, un consenso cercato insieme. Ora, questo contesto argomentativo, cioè quello che è appunto è relativo alle esigenze, alle opportunità che possono essere offerte da questa dimensione discorsiva, che non è limitata agli aspetti, diciamo, fondamentalmente esclusivamente scientifici o logici, ma è allargato ed è ampliato attraverso il riconoscimento di istanze dei soggetti, di valori delle comunità entro cui per esempio i programmi sono calati, beh, questo contesto si inserisce proprio la teoria di Habermas, che verrà qualche anno dopo, dagli anni 60 agli anni 80, la teoria dell'agire comunicativo. Una teoria assolutamente nota, non devo spiegare nulla a nessuno, ci mancherebbe altro, ma è una teoria che promuove quel mutamento di prospettiva in tutti quei problemi che la razionalità scientifica e anche le forme della razionalità sociale hanno lasciato in qualche maniera non adeguatamente risolti. E devo dire che su questo punto anche la valutazione potrebbe acquisire delle nuove potenzialità, immaginando anche diciamo il paradigma comunicativo come un nuovo modello in cui la deliberazione si manifesta nel tematizzare, nel porre in questione la capacità di emancipazione dell'agire comunicativo, cioè l'agire comunicativo ha una capacità emancipativa, che significa che i soggetti apprendono, imparano e diventano consapevoli di un cambiamento che non accade soltanto nel contesto della valutazione come processo metodologico o cognitivo, cioè in senso stretto, ma accade nella realtà di coloro che sono coinvolti a livello comunitario, a livello contestuale, nel progetto e nel percorso della valutazione. Ecco perché io proponevo anche in maniera abbastanza semplificata rispetto a dinamiche che sono meritevoli poi di, sicuramente di più ampio approfondimento, proponevo di chiamare questo non un processo, perché noi sappiamo bene la distinzione tra valutazione di processo e valutazione di risultato, ma per evitare equivoci la chiamerei un percorso di valutazione deliberativa, un percorso che è un po', diciamo, simile a quello che è un frattale, un percorso che non è predeterminato, un percorso che non ha dei paletti intoccabili, ma è un percorso che invece chiede costantemente, secondo quello che Habermas chiamerà un principio di universalizzazione del discorso, e quindi la capacità di mettere in gioco le attitudini, i valori, le competenze, oltre alle conoscenze scientifiche, dei soggetti coinvolti, e quindi creare quella concreta e reale partecipazione che un modello di valutazione così complesso come quello che ci troviamo di fronte nell'epoca del welfare partnership richiede anche nelle sue istanze di costruzione e di definizione ulteriore. L'elemento emancipativo, insomma, è quello che mi ha convinto della almeno apparente bontà di un ulteriore canale di studio teorico, perché è la premessa ideale per una prassi di valutazione un po' più originale, un po' più diciamo calzata sulle dinamiche attuali, che va individuata secondo me nella politica e nella prassi deliberativa di un contesto discorsivo in cui il confronto, la discussione, al di là delle pretese di validità metodologiche, possa fornire ai soggetti coinvolti nel percorso quelle argomentazioni razionali, intersoggettive, capaci di coevolvere, cioè di
portare un cambiamento strutturale nel contesto, nella bontà del programma e anche nella consapevolezza degli attori, secondo quel criterio definito, anche abbondantemente definito nella letteratura, di una valutazione ispirata fondamentalmente alla democrazia deliberativa. Anche Nicoletta Stame rimarca in un suo lavoro importante sui classici della valutazione, e vado a chiudere, rimarca questo elemento di democrazia deliberativa come appunto un ideale che vale la pena di perseguire, anche se questo ideale non garantisce in assoluto distorsioni o rischi di incomprensione. Sappiamo bene che la democrazia non è un modello politico garantista, è un modello che va continuamente alimentato, va continuamente confrontato e deve consentire appunto il confronto tra i diversi soggetti, e quindi è un modello che accompagna questa idea che ho voluto con assoluta serenità d'animo proporre anche alla vostra attenzione. Credo di avere detto almeno ciò che era indispensabile nella mia relazione. Vi ringrazio. Grazie Stefano. Subentro a Francesca, che ci ha dovuto abbandonare, si scusa. Quindi chiedo ai partecipanti se ci sono domande, riflessioni che vogliono essere proposte a Stefano. Allora Stefano, io premetto che sono un economista di formazione, quindi mi scuso se magari su alcune questioni posso essere non preciso. Volevo solo, noi ieri abbiamo realizzato una sessione con gli antropologi e si è parlato di ricerca etnografica. Mi chiedevo se la ricerca etnografica può in qualche modo rientrare in questo percorso di valutazione deliberativa, cioè ci sono dei punti di contatto secondo te? Poi. Certo, grazie della domanda. Sì, ritengo non in assoluto e non in tutta la ricerca etnografica, probabilmente dipende anche qui dagli approcci teorici e dalle percezioni, diciamo, della comunità scientifica su alcuni dei modelli, però posso dire, almeno per mia impressione, che una parte della ricerca etnografica potrebbe confluire in una dimensione di questo tipo, anche perché uno dei referenti concettuali del modello etnografico fondamentale è l'osservazione, no? Il coinvolgimento o non coinvolgimento, o quale tipo di coinvolgimento del ricercatore all'interno del contesto osservato. E beh, questa è una caratteristica che, per carità, ha una componente metodologica, no? Però potrebbe apparire anche qui una convergenza verso dinamiche di reciprocità e di partecipazione, che poi sono tipiche anche della valutazione considerata in questo modo, cioè non un programma calato dall'alto, ma una costruzione voluta, integrata tra gli esperti, i professionisti, gli studiosi e da una parte e le persone, i cittadini, i rappresentanti istituzionali dall'altra, che potrebbe confluire in un modello di questo tipo. Almeno in parte vedo questa convergenza, sicuramente. Va bene, grazie mille Stefano, grazie. Passerei al prossimo contributo, perché non abbiamo tantissimo tempo purtroppo. Il contributo successivo è il contributo di Desiree Campagna e Martina Frontespezzi, che prende in considerazione il fatto che la pandemia ci ha portato come strumento di difesa dalla pandemia al distanziamento sociale. Questo ha comportato una modifica delle modalità di erogazione dei servizi e dei servizi sociali e anche delle modalità di accesso ai servizi, come punto di accesso ai servizi sociali. E quindi Desiree e Martina analizzano dei progetti che promuovono diverse dimensioni dell'integrazione dei migranti in particolare, quindi considerano un target dei migranti che sono, come dire,
un target che diciamo storicamente è sempre stato difficile da raggiungere, e quindi dicevo le dimensioni che prendono in considerazione della dimensione dell'integrazione dei migranti sono la formazione civico-linguistica, l'integrazione scolastica, l'inserimento lavorativo, accesso ai servizi e partecipazione alla vita pubblica. Quindi lascio la parola a Desiree e Martina e li ascoltiamo. Grazie mille Nicola per l'introduzione, a voi tutti per la possibilità di discussione e confronto. Appunto, e abbiamo preparato una piccolissima presentazione, giusto qualche slide di supporto. E io sono Desiree Campagna e insieme a Martina Frontespezzi, come diceva Nicola, ci siamo comunque abbiamo realizzato, diciamo, questo contributo che va a guardare proprio come si sono ripensati i servizi per l'integrazione ai migranti. È un lavoro che abbiamo realizzato a quattro mani, che quindi vi presentiamo brevemente a due voci. Grazie ancora per la possibilità. Buongiorno a tutti, io sono Martina Frontespezzi e lavoro in PTS Class insieme a Desiree, e vi introduco brevemente il background del nostro paper che si inserisce nell'ambito della riflessione circa il ripensamento dei servizi sociali che si è osservato appunto in occasione della pandemia, quando moltissimi servizi sono stati spinti a cambiare le proprie modalità di erogazione. E sono già diversi i contributi espressi sul tema, e in particolare menzioniamo il contributo coordinato da San Felici, Gui e Mordeglia, che mette in luce in primo luogo un diffuso effetto di spiazzamento osservato nei servizi sociali, che originariamente pensati in presenza si sono trasformati in modalità a distanza. E in secondo luogo una dicotomia tra opportunità derivanti dalle innovazioni messe in campo e evidenti sfide all'efficacia di servizi che originariamente si configurano anche come servizi di vicinanza e di prossimità. E anche altri studi convergono su queste riflessioni, ma da una nostra prima rassegna ci sembrava ancora mancante una panoramica rispetto al ripensamento dei servizi sociali specificatamente rivolti appunto al target dei cittadini migranti, che sono tra i soggetti vulnerabili risultati più colpiti dalla crisi pandemica. E nel già citato contributo di San Felici, Gui e Mordeglia è presente un approfondimento sui migranti, riferito ad un'indagine svolta nei primissimi mesi del lockdown, che mette quindi in luce, attraverso il contributo degli assistenti sociali, quali prime soluzioni sono state messe in campo. E l'obiettivo del nostro contributo è quindi quello di dare una lettura quanto più possibile complessiva e organica del ripensamento dei servizi sociali, che tenga insieme da un lato le soluzioni immediate messe in campo e dall'altro appunto stimoli un po' la riflessione circa quali lezioni è possibile apprendere in virtù appunto delle sfide della modalità a distanza rispetto all'erogazione dei servizi sociali. Ecco, appunto, per portare avanti questo obiettivo conoscitivo, nel nostro contributo, diciamo, abbiamo utilizzato un framework teorico in cui abbiamo combinato, diciamo, due linee concettuali, a cui poi hanno fatto seguito anche due specifiche scelte di carattere metodologico. Innanzitutto, come sottolineava Nicola nell'introduzione, abbiamo fatto riferimento a un concetto multidimensionale del processo di integrazione dei migranti, quindi coerentemente con quanto indicato dalla letteratura nazionale e internazionale, abbiamo guardato all'integrazione come un processo complesso e interrelato che guarda appunto la dimensione linguistica, sociale, economica e anche scolastica. Quindi questo ci ha portato a voler includere nella nostra indagine di campo una rosa di progetti che in qualche modo toccassero tutte queste quattro dimensioni dell'integrazione. Si tratta di progetti pluriennali che vengono realizzati in Italia con l'impiego di fondi pubblici e attuati da partenariati pubblici e privati. Abbiamo selezionato, diciamo, delle progettualità però che si trovavano in territori particolarmente colpiti dalla crisi pandemica.
La seconda scelta concettuale fa riferimento a quello che viene chiamato l'approccio della ricognizione, che in realtà è indicato proprio dal professor Gui in quel contributo che citava Martina all'inizio, che è stato proprio uno dei primi studi realizzati in Italia sulla risposta dei servizi sociali alla pandemia. Ecco, Gui ci dice che è necessario favorire un processo di rielaborazione ex post, di ripensamento di quelle soluzioni immediate che gli operatori referenti di progetto hanno messo in campo per far fronte a una situazione sconosciuta. Quindi bisognava sostanzialmente dare vita a questo spazio proprio di ripensamento per capire cosa tenere di quelle risposte immediate. Per questo abbiamo pensato di utilizzare lo strumento del focus group sì come strumento di raccolta dati, ma anche come spazio di riflessione e di apprendimento condiviso. Quindi i progetti di cui sopra, questi 34 progetti, sono stati sentiti tramite 6 focus group per tipologia omogenea di processo di integrazione attivato e nel periodo appunto di aprile-maggio 2021, quindi diciamo un po' dopo lo scoppio dell'emergenza, abbiamo invitato i referenti di questi progetti proprio perché ci interessava anche avere il punto di vista dell'ente capofila che ci raccontasse nel complesso come era stata vissuta la crisi pandemica, individuasse risposte immediate ma soprattutto ripensasse alle lezioni apprese appunto a quello che si poteva tenere, diciamo. Quindi ecco, vi presentiamo un brevissimo quadro sui risultati dell'indagine. Sì, e sul fronte delle risposte immediate, la nostra indagine conferma come moltissimi servizi sono stati trasformati in modalità a distanza e tale ripensamento ha riguardato esclusivamente le modalità erogative per i servizi riferiti all'integrazione linguistica, quindi formazione adulti e sociale, quindi accesso ai servizi. Mentre per gli servizi di integrazione scolastica, quindi di formazione ai minori, e integrazione economica, quindi di inserimento ai servizi, abbiamo osservato come al ripensamento circa le modalità erogative sono state spesso associate anche nuove sperimentazioni, quindi l'introduzione di servizi nuovi o rinnovati che originariamente non erano stati pensati, come ad esempio servizi per il supporto alla stesura di curriculum online o percorsi di alfabetizzazione digitale. E alla luce di tali risposte immediate, quindi messe in campo in prima ribattuta, poi le riflessioni maturate in occasione dei focus group sono confluite verso questa osservazione di una forte spinta alla digitalizzazione che ha portato a lezioni apprese negli enti beneficiari sia in forma di vantaggi che di limiti. Per quanto riguarda i vantaggi, la modalità a distanza ha favorito una maggiore accessibilità dei servizi sociali rivolti ai migranti in termini di utenti potenzialmente raggiungibili, poiché chiaramente lo stesso servizio erogato online può potenzialmente raggiungere un numero maggiore di utenti. Sul fronte amministrativo-gestionale, la modalità a distanza ha anche promosso un efficientamento dei processi gestionali e un rafforzamento delle connessioni tra partner favorite dalla possibilità di connettersi in remoto. Sul fronte dei limiti, questi si concentrano soprattutto sull'erogazione dei servizi, quindi poi anche il raggiungimento effettivo del target. E quindi si è osservato un limite all'effettiva accessibilità dei servizi, che risulta limitata per quegli utenti che mostrano delle scarse competenze digitali o una inadeguatezza dei device a disposizione, così come per quegli utenti che non erano stati ancora intercettati dai servizi e che quindi non erano stati ancora avviati ad un processo di integrazione prima dello scoppio della pandemia. In secondo luogo, un tema di limite si è anche proposto rispetto all'effettiva efficacia dei servizi erogati in modalità a distanza, poiché la mancanza della componente relazionale nell'erogazione del servizio comporta chiaramente delle possibili ricadute all'efficacia del processo di integrazione che i servizi sociali vogliono promuovere, poiché chiaramente lo stesso corso erogato online può sì
promuovere al trasferimento di competenze, ma manca di tutta quella componente appunto relazionale che in un processo di integrazione non può mancare, insomma. Ecco appunto, un'ultimissima battuta per chiudere un po', come dire, tirando le fila sì sulle conclusioni, ma anche e soprattutto sugli sviluppi futuri, sia in termini di policy che di ricerca valutativa. Quindi ecco, facendo un po' il punto sui risultati, diciamo questa dicotomia da una parte tra la spinta alla digitalizzazione, lo diceva già Martina, quindi una digitalizzazione che ha investito un po' tutti gli ambiti di integrazione portando evidenti vantaggi, efficientamento, rafforzamento delle reti, ogni tanto anche maggiore accessibilità, però dei limiti che ci hanno portato appunto a, come dire, intitolare questo contributo l'insostituibile relazione con l'altro. Perché insostituibile? Sicuramente per quanto riguarda il raggiungimento dei migranti particolarmente vulnerabili, sicuramente per quei migranti che non erano già stati agganciati dal servizio, quindi coloro che non avevano già stabilito una relazione di fiducia con il servizio e quindi si rivolgevano, avevano dei punti di riferimento, ma anche una insostituibilità della relazione diretta anche a distanza, quindi il fatto di della mancanza della componente relazionale anche per chi ha fruito con successo dei servizi a distanza. Ecco, questo ci ha portato, diciamo, a individuare delle possibili piste di riflessione per le policy future, quindi per la progettazione futura di questi servizi. Sicuramente l'opportunità di riflettere su come portare avanti una modalità mista, cioè non perdere i vantaggi dell'erogazione digitale, ma allo stesso tempo non perdere l'efficacia dei servizi, e quindi magari riflettere su dei servizi che, sebbene erogati a distanza, mantengano una fase iniziale di aggancio diretto, proprio per stabilire quella relazione iniziale necessaria a abbattere delle barriere. E poi, ecco, magari prendere spunto da studi adesso che di design interattivo, comunque di modalità di interazione a distanza, che vogliono riportare la prossimità anche nel digitale. Penso, quindi, dicevo, al design interattivo, alle modalità di ascolto attivo, di narrazione, di co-creazione centrate sull'utente. Quelle magari sono piste di riflessione utili da esplorare per i servizi sociali e per i migranti. E poi, diciamo, cosa ci resta, cosa potrebbe restare da fare per la ricerca valutativa, per ulteriori proprio approfondimenti e indagini? Sicuramente cercare di capire qual è l'evoluzione e la permanenza di tali innovazioni, cercare di capire appunto quanto si mantengono queste innovazioni nel tempo, come evolvono, e anche magari perché alcune tipologie di servizi per l'integrazione sono state più responsive di altre, sono state in grado di innovare non solo negli strumenti ma anche nei contenuti. E poi sostanzialmente cercare di capire dal punto di vista degli utenti, dei migranti, che cosa è cambiato e qual è l'efficacia che loro hanno percepito rispetto a questi servizi, nel senso che i contributi attualmente esistenti, quindi sia lo studio che citava Martina in apertura, sia anche la nostra indagine, che è sicuramente preliminare, ovviamente ci riportano il punto di vista o degli assistenti sociali e degli operatori oppure dei referenti di progetto. Però ecco, sicuramente va approfondita la voce e il punto di vista dei migranti per capire dal loro punto di vista come hanno vissuto questa trasformazione. Quindi ecco, noi abbiamo terminato e vi ringraziamo, insomma, ancora per la possibilità di discussione e di confronto. Ovviamente siamo a disposizione per tutte le domande e le curiosità. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a Desiree e Martina. Non so, ci sono delle domande? Io avrei delle domande molto veloci. Allora, io sono un dirigente scolastico, quindi trovo delle continuità con quanto avete presentato e diciamo sulle difficoltà e anche sulle opportunità. Allora, mi chiedevo due cose. Innanzitutto, se i servizi sociali hanno messo a disposizione degli strumenti per i migranti oppure no. E poi mi chiedevo se attualmente i migranti chiedono i servizi online, cioè se si sono trovati in una situazione per cui effettivamente questi servizi online vengono considerati, non dico migliori, ma insomma più veloci, più utili anche per la loro vita, in sostanza. Grazie.
Grazie mille. Non so se inizio, possiamo rispondere subito, non so se raccogliamo altre domande o Nicola, mi reagiamo. posso mettere in coda? Così saluto un attimo e faccio Assolutamente subito. sì, Teresa. Grazie, scusate la mia latitanza di questo periodo. Desiree e Martina, vi volevo chiedere che in continuità con la domanda della collega precedente, rispetto alle amministrazioni che si occupano dei migranti, perché sai, un conto è vederlo rispetto al fruitore finale del servizio, un conto è leggere queste trasformazioni sulle amministrazioni, diciamo, che se ne fanno carico. Probabilmente questa è l'unica vera, come dire, l'unico effetto poi, no, che potrebbe rimanere di questa fase, cioè se rispetto alle amministrazioni che si fanno carico dei servizi, questi processi sono processi che rimangono interni, come un sapere oramai acquisito oppure no. Quindi è in continuità perché ovviamente la domanda sulla scuola è ovviamente collegata anche a questo. Grazie, grazie mille. Ok. Rispondiamo subito? Sì, dai, Ok, va perfetto. bene, Allora faccio un va bene. flash io e poi magari Martina, se vuoi, mi integri. No, grazie mille, sono riflessioni interessantissime, ovviamente. Diciamo, rispetto alla prima questione sul fatto di fornire strumenti per i migranti, immagino si faccia riferimento a device proprio tecnologici, giusto? Quindi Sì, esatto. benissimo. Allora, lì, diciamo, nell'ambito di questi progetti, quando è stato possibile, e nel senso che si tratta appunto di progetti finanziati da fondi pubblici, quindi c'erano dei criteri di ammissibilità dei costi, i soggetti, gli enti capofila hanno cercato quanto possibile di fornire anche dei device. Ovviamente lì poi si è unita la questione del non è solo il device, ma è proprio la competenza digitale nell'utilizzo, quindi per rispondere alla domanda, sì, ma in qualche modo non ha comunque, in tutti i casi abbattuto totalmente le barriere che comunque c'erano alla fruizione. Rispetto al fatto se, sono i migranti che chiedono questi servizi, appunto, sicuramente bisognerebbe fare un'indagine diretta su di loro, cosa che non è stata fatta, quindi possiamo solo riportare qual è la percezione che ci è arrivata dai referenti, da qualche insegnante. Diciamo che mi sentirei di dire, li chiedono quelle persone che stanno ad esempio ad un livello già avanzato di conoscenza della lingua, che vogliono perfezionare la lingua e quindi a loro fa molto piacere avere dei corsi fruibili in modalità asincrona perché è più flessibile la fruizione e quindi possono accedere con più facilità, quindi diventano maggiormente accessibili. O li chiedono quei migranti che non stanno in una condizione di disagio tale per cui, come dire, hanno veramente bisogno di un punto di riferimento fisico. Quindi direi che sì, li chiedono sopra una certa soglia di disagio e vulnerabilità, ecco. E, rispetto invece alla sollecitazione di Teresa, io direi che questa è la sfida, cioè mi sembra un punto fondamentale il tema delle amministrazioni, nel senso che lì bisognerà osservare, come dicevo, diciamo in chiusura, che cosa resta di queste innovazioni, nel senso che quasi tutte le amministrazioni che abbiamo sentito ci hanno parlato benissimo della digitalizzazione, dicendo sì, siamo più efficienti, siamo più organizzati, ci parliamo di più. Il problema è, diciamo, se ne parlava anche, insomma, un po' con altri colleghi, è capire quanto queste risposte immediate diventano delle competenze consolidate. Cioè, come fare a trasformare una reazione immediata in qualcosa di consolidato. Quindi qui probabilmente ci vorrebbero degli interventi ad hoc che vanno a sostenere questi processi, ecco, sì, di consolidamento di quanto sperimentato. Però mi sembra una questione davvero cruciale. Non so se Martina vuole aggiungere altro dal suo punto di vista, così. No, magari giusto sul secondo aspetto, cioè sulla domanda di servizi da parte dei migranti, quello che appunto ci è stato riferito e sempre come percezione degli enti è appunto che comunque in generale durante la pandemia c'è stata una forte spinta alla digitalizzazione su tanti fronti e i migranti comunque sono parte, cioè hanno in qualche modo subito come parte integrante tutto questo processo e quindi anche per loro molti servizi che prima magari potevano rivolgersi a uno sportello, è stato più difficile arrivarci e quindi anche lì
Sì, la richiesta di appunto supporto per scrivere il curriculum online, perché magari la candidatura si poteva mandare solo online, o anche appunto l'accesso di servizi pubblici limitato, comunque con un accesso primario tramite piattaforme digitali. Quindi si è evoluta la domanda dei migranti anche in virtù di questa spinta osservata nel corso dell'ultimo anno, insomma. Va bene, allora ringraziamo Desiree e Martina. Il terzo contributo, i cui autori sono Valeria Pandolfini, Claudio Torrigiani, Donatella Cavanna e Fabio Labizzi. Il contributo presenta e discute il disegno di valutazione di impatto che è stato predisposto per il progetto Cultura, Educazione, Empowerment e Territorio, finanziato da Impresa Sociale con i Bambini, ed è un progetto che prevede azioni di contrasto alla povertà educativa dei minori. Come vedete, appunto, e anticipava appunto Nicola, il nostro intervento cercherà di presentarvi in un certo qual modo, anche di discutere insieme a voi il piano di valutazione che è stato predisposto per la valutazione dell'impatto del progetto CET. Come vedete già da questa prima slide, ci siamo naturalmente io e Claudio, che insomma cerchiamo di fare sociologi, ma il gruppo è composto da anche altre professionalità, quindi la Paola Giannoni è una nostra dottoranda di sociologia e poi le altre figure invece sono delle psicologhe, quindi diciamo che già questa eterogeneità di profili professionali direi che caratterizza un po' il nostro progetto, il nostro lavoro, un'ottima occasione di confronto. Passando subito al progetto, è un progetto appunto finanziato dall'Impresa Sociale con i Bambini, il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, e il focus è proporre appunto azioni, iniziative volte alla lotta alla povertà educativa. Un elemento molto interessante è il partenariato, molto ricco ed eterogeneo, come vedete si conta 46 soggetti in differenti regioni, quindi un progetto nazionale che va a impattare, vuole incidere su 12 regioni italiane dal nord al sud, ed è caratterizzato da una pluralità di enti e di istituzioni, quindi il soggetto responsabile è l'ARCI e poi abbiamo le scuole che, come vedremo, avranno un ruolo molto importante, le fondazioni, le cooperative sociali. Vediamo come il terzo settore ha un'importanza notevole in questo progetto, e poi ci siamo noi, Università di Genova, a cui è stata affidata appunto la valutazione di impatto. La durata è 40 mesi, un progetto che attualmente è in fase di implementazione, è iniziata nella fase del Covid, del post, immediatamente post-Covid, quindi questo in un certo qual modo, come vedremo, ha un pochino implicato un cambiamento di quanto era già stato progettato. Dicevamo che il focus è sulla povertà educativa. Molto brevemente, qui abbiamo voluto inserire le definizioni fornite da Save the Children, che da anni si occupa di questo tema, quindi la mancanza di opportunità, di privare bambini, ragazzini, gli adolescenti delle opportunità di formazione, educazione, crescita. E quindi ciò che ci pone, no, come sfida, dovendo valutare un progetto che vuole andare ad insistere su questo tema, è la multidimensionalità del concetto di povertà educativa, come tutti sappiamo, strettamente legata alla povertà economica. Sono due fenomeni che appunto purtroppo molto spesso si autoalimentano, ma va ad incidere anche su povertà di relazioni, è determinata dalle condizioni occupazionali, dalle condizioni del contesto, di salute, e ahimè il terzo punto che abbiamo voluto mettere va ad incidere su un forte rischio di perpetuare le disuguaglianze sociali. Molto spesso si trasmette di generazione in generazione, sempre nelle stesse famiglie, sempre nelle stesse aree geografiche. Ci sono studi che ora non vi sto qui a ribadire, ma la letteratura è ricca e Save the Children appunto è uno dei massimi enti che tratta negli ultimi anni di questo tema, vanno a indicare come purtroppo è un fenomeno che va a perpetuarsi sempre nelle stesse zone, nelle stesse famiglie, creando condizioni di emarginazione enorme. Solo un cenno, la pandemia ovviamente ha esacerbato queste criticità, e l'ultimo rapporto di Save the Children si intitola proprio l'impatto del coronavirus sulla povertà educativa, perché ha creato, come tutti sappiamo, dei grossi danni. Noi ci troviamo a dover trattare appunto di questo tema e voler valutare l'impatto di un progetto che incide su questi temi con il progetto CET.
progetto CEP che nasce proprio dalla volontà dei circoli ARCI di voler dare, mettere a sistema una miriade, diciamo così, di azioni su tutto il territorio nazionale, e quindi, come vedete, molto brevemente si sviluppa su due linee a livello più nazionale, quindi volto alla formazione degli operatori, coloro che lavorano nei circoli ARCI, coloro che lavorano sul campo, a voler dotare tutte queste diverse realtà territoriali di una metodologia comune, e poi dall'altra parte abbiamo proprio le azioni territoriali, quelle sulle quali noi, no, siamo chiamati a fare la valutazione di impatto, che come vedete vanno a incidere sull'alfabetizzazione emotiva, il contrasto alla dispersione scolastica, che sarà un punto molto importante, e il contrasto all'isolamento, no? Quindi queste attività nei circoli con minori e famiglie sono proprio volte a fornire un luogo di incontro, di socializzazione, di promozione delle relazioni sociali in soggetti e target magari più fragili, più vulnerabili, che non hanno naturalmente occasioni per usufruire anche di contesti educativi non formali. Tutto questo, e in particolar modo le nostre attività territoriali, vanno a incidere e cercano di favorire i fattori della resilienza. Cosa vogliamo intendere con questo termine? In ambito educativo, sostanzialmente, il concetto di resilienza indica la capacità, la possibilità dei ragazzini, degli adolescenti, dei bambini di adattarsi a situazioni poco favorevoli, no? E quindi ottenere dei risultati buoni pur partendo da condizioni sfavorevoli di partenza. E allora ancora qui un tema interessante del progetto che andremo a valutare è il focus sulle competenze non solo cognitive, ma, e anche qui la letteratura è ricca, non cognitive e socio-emotive, cioè il presupposto di partenza è che se noi cerchiamo di migliorare nei ragazzini lo sviluppo delle competenze trasversali, socio-emotive, non cognitive, avremo probabilmente un miglioramento anche delle competenze disciplinari, le cosiddette competenze cognitive. Vado un po' avanti su questo perché vorrei lasciare lo spazio a Claudio per poi presentare proprio l'approccio più valutativo che abbiamo deciso di adottare in questo contesto. Perché quali sono le domande alla luce di questa brevissima presentazione del framework? Sostanzialmente la valutazione di impatto tesa quindi a cercare di valutare il cambiamento che queste azioni hanno o sì o no, ha portato ai destinatari, ai territori, ricordiamo la variabilità dei territori, e alle organizzazioni stesse, quindi circoli ARCI e anche le scuole. Quindi quanto queste eventuali variazioni che noi riscontriamo nei minori destinatari possono essere poi collegate, correlate al contesto familiare, al contesto scolastico, no? Proprio alla luce della letteratura e della definizione che abbiamo dato di povertà educativa così strettamente legata al contesto economico, sociale, familiare. Su questo quindi lascerei la parola a Claudio, così vi espone maggiormente l'approccio valutativo, e vi ringrazio. Grazie Valeria, e appunto come dicevi, accennando anche a quelle che sono le domande valutative, il nostro approccio cerca insomma di capire quale sia la teoria alla base delle azioni implementate nell'ambito di questo progetto, che sono, da dire, anche piuttosto differenti nei diversi territori. Questo costituisce un limite anche rispetto all'individuazione di variabili di risultato molto specifiche e omogenee a livello di intero progetto. In ogni caso, l'idea è quella di cercare di capire quali siano i meccanismi anche che generano gli outcome e gli impatti del progetto, e come accennava Valeria, anche alla luce del ruolo dei fattori di contesto. Osservando appunto quelli che sono i cambiamenti in alcune variabili di outcome che ora vi mostrerò, evidenziando appunto attraverso un'analisi dei punti di vista, in particolare degli insegnanti, degli educatori e dei contesti dei genitori, quindi del contesto familiare, i fattori che possono condizionare la maggiore o minore efficacia di queste azioni. Qui c'è uno schema di ricostruzione di quella che potrebbe essere definita come la logica del progetto alla base delle azioni territoriali che ha citato Valeria, quindi dando per assodato che quelle sono le azioni implementate del progetto, noi abbiamo individuato come outcome prossimali e distali il
la maturazione delle competenze socio-emotive, la maturazione delle competenze non cognitive, il potenziamento di una serie di fattori connessi al successo scolastico e la maggiore fruizione delle opportunità culturali del territorio in relazione, diciamo, agli obiettivi principali delle diverse azioni territoriali. L'impatto sui destinatari lo abbiamo definito in questi tre indicatori, quindi l'incremento della frequenza scolastica, il mantenimento, l'incremento del profitto e il successo scolastico del minore, dimensioni di benessere, inclusione sociale e partecipazione del minore e della famiglia. Queste dimensioni di impatto in parte sono date in modo piuttosto rigido dal progetto, nel senso che, come sapete, nei formulari di con i bambini, chi presenta le proposte è tenuto a scegliere degli indicatori sulla base di una lista di indicatori predefiniti da con i bambini. Quindi i primi due sostanzialmente rientrano in questa categoria, mentre gli ultimi sono più riferibili anche ad ambiti individuati dal partenariato. L'impatto sul contesto è più definibile in termini di riduzione dei tassi di insuccesso scolastico, riduzione dei tassi di abbandono scolastico e riduzione anche in termini di percentuale nei contesti dei giovani in condizioni di NEET, come sappiamo, o la riduzione dei fenomeni di bullismo o criminalità giovanile. Evidentemente la dimensione del progetto è vero che è ampia, perché abbiamo visto che incide su una pluralità di territori, però allo stesso tempo è vero che a livello di singoli territori i soggetti coinvolti sono piuttosto limitati, scarsi, quindi i numeri su cui si lavora a livello di singoli territori restano comunque modesti. Per questo anche la scelta di focalizzarsi in particolare su variabili di outcome più vicini all'implementazione del progetto. Il campione della nostra rilevazione, che sta sostanzialmente partendo, adesso noi abbiamo fatto una prima fase di sperimentazione in questa estate, sono i minori destinatari delle azioni territoriali, in particolare dal terzo anno della primaria, anche in ragione della scelta degli strumenti di rilevazione, cioè accessibilità agli strumenti da parte dei giovani, anche se ci hanno rimandato dei limiti su questo punto, in ragione della tipologia di target. I genitori, dove anche siano effettivamente collaborativi e raggiungibili, anche questo è uno dei limiti che sono emersi dal confronto. Gli insegnanti per le azioni implementate in ambito scolastico e gli educatori per le azioni implementate nei circoli. Gli strumenti che abbiamo predisposto per la rilevazione di dati e informazioni sono questionario minori, poi vedremo velocemente, questionario genitori, intervista all'insegnante, all'educatore, poi ci sono delle fonti di monitoraggio, quindi sistema di monitoraggio del progetto, che è piuttosto strutturato e che ci dovrebbe permettere di non porre alcuni quesiti ai soggetti invece intervistati, e la scheda di rilevazione, una scheda di rilevazione da somministrare alla conclusione dell'anno scolastico. Cerco di andare veloce perché siamo un po' in ritardo. Quindi, questionario del minore, che cosa indaga? Indaga quelle che sono l'area delle competenze non cognitive, che vedete descritte a fianco. Claudio, scusa se ti interrompo, ma la coordinatrice e moderatrice della sessione successiva ci dice che mancano ancora alcuni relatori, quindi forse possiamo sforare di qualche minuto. Ok, grazie. Grazie. Quindi competenze non cognitive, in particolare riferite a quelli che sono gli obiettivi di apprendimento, la motivazione allo studio, l'autoregolazione degli apprendimenti da parte dei minori, le competenze socio-emotive, in particolare con riferimento all'autoconsapevolezza, consapevolezza sociale, gestione di sé, delle relazioni e decision making responsabile, una dimensione riferita al benessere, alle relazioni con i pari, gli eventuali fenomeni di bullismo, e gli obiettivi e la motivazione riferiti ai processi di apprendimento, però percepiti all'interno del gruppo classe. Questi strumenti sono ripresi anche in base a proposte che abbiamo ritrovato nella letteratura, in particolare citiamo Livernini, Mancanelli e Lucidi,
e il Social Emotional Competency Questionnaire. Da sottolineare che l'idea concordata col partenariato è che questi divengano anche degli strumenti di intervento, cioè un momento di riflessione con i minori coinvolti su che cosa si sta lavorando insieme a loro. Infatti questi è previsto che siano compilati all'inizio e poi a conclusione dei percorsi implementati con i ragazzi, con l'assistenza dell'educatore che segue questi percorsi. Poi accennavo al questionario genitore, che analizza alcune dimensioni riferite al contesto familiare, a parte le informazioni socio-anagrafiche, la partecipazione dei genitori alla vita scolastica del figlio, l'atteggiamento nei confronti della scuola, l'accesso o meno a tecnologie e competenze digitali e le relazioni all'interno del nucleo familiare. Ecco, un'altra cosa incidentalmente è ovviamente il fatto di aver iniziato il progetto in piena pandemia ha comportato una riflessione anche su quelli che potevano essere i momenti, le condizioni dei ragazzi nel momento in cui si sarebbero utilizzati gli strumenti, con delle scelte, mi spiace dirlo, insomma, in continua anche ridefinizione, no? Come peraltro anche voi tutti che ascoltate facendo lavori di questo tipo avete sperimentato in questa fase. Il questionario insegnante per le azioni implementate in particolare nella scuola con riguardo agli obiettivi educativi, quindi anche con l'idea di triangolare i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti, le criticità in ambito scolastico, gli interventi implementati per il recupero degli alunni in difficoltà, per la promozione del benessere relazionale, il rapporto con la scuola e i cambiamenti intervenuti a seguito della pandemia anche nel modo di fare scuola, di fare didattica. Questa parte che abbiamo vedete riportata qui in fondo in realtà è recuperata in una scheda di follow up che vediamo dopo. Il questionario educatore, non perdo tempo perché sostanzialmente analizza le stesse dimensioni che abbiamo preso in considerazione con l'insegnante, però riferite all'educatore per le azioni implementate nei circoli. E infine vi accennavo alla scheda successo scolastico, quindi l'idea è diciamo del disegno è a inizio e termine del percorso ragioniamo su quelli che sono quei fattori di resilienza a cui faceva riferimento prima Valeria, che comunque sono variabili in qualche modo trasversali alle diverse tipologie di interventi che di fatto verranno implementati nei diversi territori, e invece con una scheda di successo scolastico da utilizzare alla conclusione dell'anno scolastico, rilevare quelle variabili definite all'interno del formulario, quindi il successo scolastico vero e proprio, la frequenza scolastica e il rendimento scolastico, l'andamento del rendimento scolastico dei minori. Una serie di riflessioni conclusive, diciamo, dopo aver descritto brevemente quello che è il disegno, l'impostazione e un breve focus sugli strumenti, sono diciamo gli effetti che ha avuto sul tentativo di costruire questo disegno di valutazione, la complessità del progetto, ma anche le caratteristiche di fragilità e marginalità sociale dei destinatari potenziali, anche che ci sono state rimandate a seguito delle prime proposte che noi abbiamo fatto al coordinamento. La necessità qui, accennavo prima, di conciliare la specificità sia delle singole azioni implementate, perché una cosa che non ho detto è che comunque ciascun minore potrebbe beneficiare solo di un tipo di azione o di più tipi di azione, solo una volta nell'anno o più volte nel corso dell'anno, quindi questo è un ulteriore elemento di complessità, con l'esigenza di avere una valutazione a livello di intero progetto e anche con strumenti possibilmente validati di quei riferimenti che accennavo prima. Da questo punto di vista è stato necessario ovviamente un'interlocuzione stretta con il coordinamento del progetto, con l'equipe di monitoraggio in particolare, per cercare appunto di integrare la raccolta dei dati da parte di chi fa la valutazione di impatto con chi già fa un altro tipo di rilevazione di dati e informazioni, anche nel rispetto ovviamente delle norme inerenti alla privacy, su cui in particolare le istituzioni scolastiche pongono non poche resistenze.
Ecco, diciamo che la costruzione dei disegni di valutazione sostanzialmente ha comportato un anno di tempo, nel senso che ora ci accingiamo a partire, ma ci sono arrivate, ve lo dico così in diretta, ci sono arrivate. L'altro ieri pomeriggio noi rimando dei feedback sulla sperimentazione estiva degli strumenti, quindi in realtà noi ragioneremo velocissimamente su come rispondere alle criticità che sono emerse. Ecco, concludo ritornando un po' al punto di partenza, cioè al valore aggiunto che comunque a questa fase di impostazione della valutazione di impatto ha dato sia internamente, no, la pluralità delle competenze del gruppo di lavoro, e dall'altro anche ovviamente il confronto con il coordinamento e con il partenariato. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. In realtà mancano due relatori nella mia sessione, quindi è presente solo la dottoressa Filosa. Quindi forse possiamo, buongiorno dottoressa, possiamo vedere se magari c'è una domanda veloce, insomma. Va bene, la ringrazio. Niente, allora se avete delle domande, vedo che si è prenotata Cinzia Lombardo, quindi Cinzia procedi pure. Grazie Nicola, grazie anche ai relatori. Io purtroppo mi scuso, ma oggi riesco a seguire solo in modo intermittente, però ero molto interessata al paper che hanno presentato Valeria e Claudio. Mi interessa soprattutto l'approccio metodologico che hanno disegnato. Volevo capire se i questionari che ci ha presentato Claudio e anche la scheda destinatari, quella sul successo formativo, se ricordo bene, sono somministrati nel vostro disegno in un unico momento o in fase pre-post? Scusatemi se non ho colto bene. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi aggancio alla domanda fatta da Cinzia, nel senso che mi sarei interessata a capire come avete immaginato appunto l'utilizzo dei dati di successo scolastico e quindi qual è, non solo qual è il modo in cui vi aspettate di rilevarli, ma che tipo anche di interlocuzione avete dovuto instaurare per ipotizzare l'uso di questo strumento, dato che immagino nella fase in cui siete non abbiate ancora avuto l'occasione di sperimentarlo effettivamente. Grazie. Ma allora sì, per rispondere prima alla domanda di Cinzia, grazie. E noi prevediamo una somministrazione all'inizio dei percorsi dei minori, anche proprio come momento di riflessione sugli obiettivi di questi percorsi, e quindi pre-post come disegno. Per quanto riguarda invece la domanda di Glenda sulla scheda di rilevazione del successo scolastico, ci sono stati degli incontri in particolare con i dirigenti scolastici, quindi sembra che ci sia la loro disponibilità a fare questo tipo di operazione, che sappiamo che è onerosa. Poi per quanto riguarda le azioni nei circoli, li chiederemo invece agli educatori, no? Interfacciandosi con i minori, con i genitori, di fare lo stesso tipo di rilevazione, perché l'idea è comunque che queste variabili siano valide per i minori coinvolti sia nelle azioni a scuola che nelle azioni nei circoli.